Buonasera, tra le storie dei locali club sportivi, quella della Robur prima a Cissiena, dopo e di nuovo Robur Siena ha un posto preminente. Significative anche le vicende legate ai campi sportivi, dove da oltre un secolo i bianconeri si sono esibiti e si esibiscono, da Piazza d'Armi al campino di San Prospero e poi dagli anni 30 del Novecento nella conca del Rastrello, ora Artemio Franchi. I bianconeri, forti e fieri, hanno percorso praticamente tutte le categorie, dal dilettantismo ai semiprofessionisti, come si chiamavano una volta, al grande calcio di Serie B, addirittura di Serie A, vissuto proprio negli anni del centenario. E poi tanti passi indietro, nella speranza di ricominciare la scalata. Dirigenti fatti in casa, in altri casi importati, con alterne vicende e fortune, calciatori i cui nomi sono rimasti nella storia e nel cuore di tanti tifosi, incontri e scontri con club piccolissimi ma anche con i grandi e ricchi squadroni. Insomma, vicissitudini belle e brutte che vale la pena di raccontare e ricordare per coloro che molti di questi momenti hanno vissuto, ma anche a futura memoria. Narrano queste vicende due super innamorati del bianconero, Luca Lucchini e Nicola Natili. Buona visione. Il calcio a Siena nasce in Piazza d'Armi, se di calcio si può parlare, perché chiaramente siamo agli albori del secolo e di calcio è un po' pretenzioso parlare. Il terreno non è altro che la Piazza d'Armi, fra l'altro foro boario e quindi spesso sede di grandi fiere di bestiame, probabilmente anche con qualche residuo poco odoroso e poco bello quando poi i nostri pionieri del calcio andavano a giocarci. Si incomincia le prime amichevoli verso il 1907, però in realtà le vere prime partite verranno disputate poi subito dopo la guerra. E all'inizio si fa come si faceva da ragazzi noi, cioè si mette per terra qualche cosa che delimita il campo e che serve per fare anche da pali. Poi quando si incomincia a fare amichevoli serie, i giocatori portano la mattina le traverse, segnano il campo e delimitano il terreno di gioco per poter fare queste amichevoli. La risposta è buona, addirittura si parla in una partita di oltre 1000 persone quando vengono i footballers, come le chiamavano, di Firenze a giocare a Siena, quindi c'è anche difficile immaginarsi dove tutta questa gente potesse stare a vedere una partita in un campo così segnato e basta. Le squadre sono diverse, c'è un po' di confusione perché i giocatori passano dall'una all'altra, ma in questo momento nasce anche la forte rivalità fra Robur e Menzana, perché già la Menzana era infastidita dal fatto che questi giovani della Robur fossero entrati in terreni di gioco non pertinenti a loro, tipo la ginnastica, tipo le gare podistiche, il ciclismo, eccetera. E quindi quando nel calcio incomincia questa rivalità, la cosa si acuisce, tanto che più volte i dirigenti della Menzana negano la possibilità di andare alla palestra di Sant'Agata ai giocatori della Robur, e questa sarà una cosa che poi pagheranno in seguito. Nel 1921
si comincia i primi campionati seri e siamo ancora in Piazza d'Armi. Il calcio incomincia a prendere campo e allora i dirigenti della Robur chiedono al comune di avere un terreno di gioco tutto loro per poter fare un vero stadio di calcio. Si discute un po' su dove farlo, alla fine si sceglie sotto i bastioni di Fortezza in San Prospero, nella zona nuova della città dove c'era già il garage Bardini, e si decide che in questo terreno, nonostante le tantissime polemiche che portano avanti i dirigenti della Mezzana, venga concesso alla Cissiena. E questo è un grande, alla Robu, perché ancora si chiama Robu, scusate, e questo è un grave smacco per i dirigenti della Mezzana. La Robur paga tutto l'impianto e si indebiterà anche abbastanza per questo, con una serie di clausole per cui prima ottiene la licenza per 9 anni, poi viene estesa a 20, deve non garantire che l'ingresso in Fortezza sia libero a tutte le persone, cosa che poi cambierà perché gli scrocconi, come viene scritto nei giornali del tempo, erano talmente tanti che alla fine viene permesso di mettere delle sbarre o delle reti per impedire che vadano a vedere la partita gratis. Questo è il momento in cui si incomincia a parlare di specializzazione, cioè fra Siena e Mezzana si incomincia, è il regime a dirlo, a dire che è bene che ognuno si occupi di certe cose e basta, tant'è vero che poi verso la fine degli anni 20 si arriverà a una perfetta specializzazione con la Robur che si occuperà solo di calcio e la Mezzana che penserà agli altri sport, e questo in qualche modo placherà un po' le polemiche, anche se la Mezzana continuerà a fare grandi polemiche contro il calcio professionistico di questi giocatori che venivano da fuori, che erano degli anzichenecchi che per i soldi sfruttavano la situazione, mentre il vero sport era un altro. Fine degli anni 20 il campolino di San Prospero non è più sufficiente, nonostante sia stata fatta una tribunetta, chiamata tribunetta un po' in maniera forse eufemistico, ma non è più sufficiente. E nel 1931, fra l'altro, la squadra vince il campionato, prima divisione, e il campo non è più neanche regolamentare. E allora ci si deve spostare nuovamente in Piazza d'Armi, c'è un ritorno in Piazza d'Armi. Il comune chiede l'autorizzazione al campo militare che esisteva davanti a Piazza d'Armi per poter giocare il Siena, viene rimesso a posto, vengono fatte delle tribune abbastanza ampie, addirittura un chiosco per il caffè, e il Siena gioca in Piazza d'Armi. Fra l'altro, visto che Piazza d'Armi è molto lontana dal centro, vengono istituite delle corse speciali di bus, di tram, per poter portare la gente fino a Piazza d'Armi, da Piazza della Posta e da Piazza Indipendenza. Nel 1933 questo campo verrà spostato nuovamente perché si incomincia a costruire la nuova caserma, e allora viene spostato verso la parte di Pescaia e quindi con nuove spese, con nuove strutture, però è un bel campo dove i senesi vanno in grande numero, addirittura la dirigenza decide che le donne possono andare gratis purché accompagnate, e c'è un ottimo pubblico che segue le partite. Ma dal 27 è successo qualche cosa. Il Duce ha stabilito che i famosi boschi del Littorio, che dovevano venire in ogni città, vengano sostituiti da campi di calcio per lanciare appunto questo sport a livello nazionale. E quindi anche Siena incomincia a pensare a un progetto per un nuovo stadio. Dal 23, per la verità, Bargalli Petrucci, allora sindaco e poi si dimise, aveva cominciato a pensare a uno stadio. Si discuteva se farlo in Piazza d'Armi, se farlo nella Conca del Rastrello, dove c'era un podere, o se addirittura a qualcheduno aveva suggerito all'interno della fortezza, ma le dimensioni non erano tali a garantire un vero e proprio campo di calcio. Quindi si presenta un progetto, e questo progetto prevede addirittura che ci sia, oltre allo stadio, la pista d'atletica, le piscine, i campi da tennis, la torre maratona, perché allora nel 1932 era nato il campo di Firenze, il campo Berta, con una bellissima torre maratona, e tutti volevano imitare questa cosa, e si incominciano nel 1931 movimenti di lavoro di terra per colmare questa grande conca che era la Conca del Rastrello. Questo fatto della terra sarà importante perché quando i lavori si fermeranno per mancanza di materiale, nonostante ci fosse il piano regolatore verso nord della città, che tutto quello che veniva scavato veniva portato nella Conca del Rastrello. Si continua a lavorare e si continua a giocare intanto in Piazza d'Armi. Il Rastrello incontrerà grandi difficoltà di costruzione, un paio di volte franeranno la parte sotto San Domenico, mancherà la terra, come dicevo, e verrà fatto un appello a tutti i cittadini di portare
qualunque rifiuto possibile, e poi si lamenterà perché la gente ci portava addirittura all'immondizia. E mancherà il ferro quando si tratterà di fare la tribuna, tanto che nel 38, poco prima di aprire il campo nuovo, si pensa addirittura di spostare la tribuna di Piazza d'Armi al Rastrello, perché per i motivi contingentati del ferro, visto che si stava andando purtroppo verso il conflitto mondiale, il ferro mancava. Alla fine poi, con grandi difficoltà, tutto viene risolto. Viene inaugurato il campo l'8 dicembre del 38 con una partita amichevole con l'Empoli, allora società amica, perderemo 4-1. La partita verrà arbitrata da Gigi Arietti, un dirigente del Siena da tutti conosciuto, dirigente del Padiesco, della Selva, eccetera. E fu una grande festa perché finalmente il Siena, alla pari di altre città, aveva uno stadio importante. Pensiamo che soltanto pochi anni prima era stata fatta un'inchiesta in cui ci si era lamentati del fatto che nei 36 comuni della provincia di Siena soltanto Siena e Colle avessero due stadi veri come voleva il regime, e quello di Siena, fra l'altro, era stato pagato direttamente dalla società, dalla Robur, che poi nel 33 era diventata AC Siena. Quindi era una grave carenza che Siena in qualche modo colmava, e si metteva al pari delle console resinese per poter avere veramente uno stadio dignitoso, ma più che dignitoso direi molto bello, tanto che anche oggi viene invidiato da moltissime società in tutto il panorama del livello nazionale calcistico. La storia della vecchia Robur è una storia molto affascinante e dobbiamo sicuramente inserirla all'interno di quello che è il periodo storico del momento, cioè nel 1904, a pochi anni dall'Unità d'Italia, venivano fondate varie società, società normalmente ginnastiche cosiddette, per sviluppare il concetto di famiglia, patria, e quindi, diciamo così, facendo attraverso questo principio, cioè facendo dello sport, che era un po' statico, legato all'interno dei palazzetti, all'interno di quelle erano le palestre, non i palazzetti, e che trascurava totalmente quello che era lo sport fatto all'aria aperta. Questo era una tipologia di sport che era un po' ad appannaggio di quelle che erano le classi sociali più elevate della città. Non piaceva ai giovani di allora, tant'è che alcuni ragazzi di 10, 11 e 12 anni si riunirono insieme e decisero di fondare l'associazione Studio e Divertimento attraverso lo sport, che poi sarebbe il primo passo della nascita della Robur. Siamo nel 1904, il primo presidente di questa società è Attilio Calzoni, e comincia una serie di attività all'esterno, fatto di piccole cose. Facevano delle gite dove facevano delle gare di tiro alla fune, facevano delle gare di corsa, niente di più. Questo andò avanti fino al 1908, quando nel novembre del 1908 si riunirono i componenti del consiglio direttivo e decisero di fondare la società sportiva Robur Siena. La cosa curiosa è che il nome Robur venne fuori perché all'interno di un bar videro una bottiglia di un liquore allora molto famoso, dove c'era questa figura di questo leone, con questa quercia accanto, e dove c'era scritto sotto Robur, che era, come tutti sapete, vuol dire forza.
e quindi decisero di prendere questo nome proprio in base a questo. Nacque nel 1908, cominciò un'attività molto più organizzata e molto più specifica verso proprio l'agonismo vero e puro. Lotta greco-romana, il podismo, agli inizi degli anni 14 venne fuori anche il ciclismo, prima della guerra, poi chiaramente ci pensò la guerra ad acchetare tutto. E con essa cominciò anche la grande rivalità fra la Robur e tutte le società della città, più di tutti con l'associazione ginnastica senese, cioè la Menzana. Era una rivalità legata al fatto che il campo di competizione era per tutti lo stesso, quindi era abbastanza normale che ci fossero delle tensioni, degli attriti e delle situazioni abbastanza, diciamo, a volte anche pesanti da gestire. In quegli anni lì la Robur si specializzò soprattutto, negli anni 18, 19, 20, dopo la guerra, si specializzò soprattutto nel ciclismo e nel podismo, potendo contare su degli elementi di grande valore. Qualcuno di loro poi è andato a fare il Giro d'Italia, è andato a fare il Tour de France, quindi il Tour de France. Quindi ciclisti di una certa levatura, ciclisti che hanno tenuto alto il nome della città di Siena. Questo comportava una serie di problemi, perché sinceramente una città come Siena non è che si potesse mantenere due società ad alto livello, senza poi parlare di tutte le altre, il pedale senese, tutte quelle altre ci sono state contemporaneamente e che poi sono sparite. Alla fine fu deciso che il Siena, cioè la Robur e la Menzana, scegliessero una specializzazione, cioè una doveva fare il ciclismo e l'altra doveva fare il calcio. La Menzana scelse il ciclismo e al Siena rimase il calcio, o viceversa, questo non si sa bene. Il primo campionato che il Siena disputò fu ufficialmente stato quello del 21-22, ma in realtà ce n'è stato uno prima e forse anche un altro ancora. Nel 2021, che è abbastanza curioso, dovette incontrare la Gerbi di Pisa. Il campionato fu velocissimo, 2-0 a Siena a favore della Robur per mancato arrivo dell'avversario, 2-0 a Pisa per mancato arrivo della Robur a Pisa. La federazione, invece di farla finita lì, fece uno spareggio che finì che nessuna delle due squadre andarono a fare lo spareggio, quindi questo è stato un episodio abbastanza strano e abbastanza. Però il primo campionato vero è nel 21-22. Allora, nel 21-22 c'era una grande resistenza di quelli che erano i migliori calciatori di Siena città, che erano tutti legati alla Menzana. L'attrito fra le due società c'era ancora, nonostante la divisione dei ruoli. Nessuno voleva andare a giocare con la Robur perché proveniva dalla Menzana. Qualcuno, come Giannelli, che era stato invece un calciatore della Robur, era andato alla Menzana e non voleva ritornare. Morale della favola, che furono costretti ad assorbire la Siena Football Club, che era una società che aveva sede vicino al Val di Montone, e per prendere i migliori giocatori della città. Nello stesso tempo, anche qui un altro fatto curioso, riuscirono alla fine Piselli, il grande direttore sportivo di allora, ora si chiama direttore sportivo, allora era un dirigente e basta, che cominciò a fare un'opera di persuasione con tutti i migliori calciatori che erano rimasti legati alla Menzana. L'ultimo, quello che resisteva più di tutti, fu Giuseppe Giannelli. Giuseppe Giannelli abitava nella selva. Una sera verso le 9:30, quando era a tavola pronto a mangiare, si sentì bussare alla porta e senza tanti complimenti entrò dentro il direttore sportivo della Robur. Si chiuse la porta alle spalle e dopo mezz'ora riuscì con Giannelli la testa ciondoloni, lui davanti a passo spedito, lo portò alla sede della Robur e gli fece firmare il cartellino per poter disputare il campionato con la Robur. Cosa curiosa, che nel primo cartellino di Giannelli che io ho, la fotografia è con la maglia della Menzana, cosa che ora sarebbe come se Siena facesse attuale un contratto al giocatore e lo mettesse con la maglia della squadra di provenienza. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter.
visto che è partito, diciamo così, la storia del Siena nel calcio, nel football, come dicevano allora, dopo questo primo campionato, che tra paesi finì subito con una promozione, ne seguirono altri. Il Siena cominciò a trovare una certa stabilità, avere un certo, a livello regionale cominciava a essere già una società importante. E fu nel 31-32 che compì il primo salto in avanti, quando inaspettatamente vinse un campionato, il campionato di Serie C di allora, e si ritrovò per la prima volta nella sua storia in Serie B. Durò poco perché fu particolarmente bersagliata dalla sfortuna, addirittura giocammo alcune partite grazie alla Collegiana che ci prestò il portiere, perché si erano infortunati tutti e due i portieri in rosa. E ritornò, diciamo così, a quello che era la ricostruzione, un consolidamento a livello di Serie C, con la possibilità di andare in Serie B. Riuscì il grande salto nel 38-39, nel campionato 38-39, che fu il primo campionato, diciamo, veramente magistrale da parte del Siena, che allora aveva già cambiato il nome da Robur Siena a Siena ad Associazione Calcio Siena Robur, e vinse il campionato 38-39 di Serie C e andò in Serie B. Fu una stagione meravigliosa, il primo anno di Serie B, lo ricorderanno tutti i tifosi, non purtroppo credo ce ne siano rimasti pochi vivi di quel periodo lì, ma che hanno potuto leggere le cronache in cui il Siena batté per la prima volta 3-0 la Fiorentina, e fu veramente una delle cose più esaltanti della storia del Siena. Si mantiene la Serie B per diversi anni, poi a scompagnare tutto ci pensa la guerra che scompagna non solo il Siena Calcio, ma scompagna il mondo, il paese, l'Italia. E di conseguenza molti giocatori partirono per il fronte, addirittura uno dei giocatori più importanti del Siena perse una gamba sul fronte di Tobruk, quindi una serie di avvenimenti negativi che si fermano alla sospensione per eventi bellici. L'attività riprende nel dopoguerra. Il primo campionato che il Siena disputa in quegli anni lì è il campionato subito 46-47, che è un campionato misto Serie A e Serie B, e lì per la prima volta assapora, diciamo così, il sapore sofisticato di quella che è la massima serie. Questo è stato possibile perché, mentre al nord la viabilità e le condizioni erano più accettabili, al sud era veramente tutto una distruzione, e di conseguenza misero insieme le migliori squadre di Serie B con quelle di Serie A e fecero questo campionato misto, unico esempio nella storia del calcio italiano. La Serie B riuscimmo a mantenerla fino al campionato del 1948. Il 1948 comincia il declino della AC Siena, prima con una retrocessione in Serie C e dopo poco addirittura con la retrocessione in Serie D. Complice di tutto questo è stato una certa disamoramento della città nei confronti dello sport in generale, perché erano altri problemi che diciamo coinvolgevano materialmente e emotivamente la città in quel momento, in quel periodo lì, e si inizia una serie di campionati abbastanza anonimi. A dare la scossa e fare il salto, diciamo così, di qualità ancora una volta, ci pensa un giovanissimo pasticcere senese, Danilo Nannini, che si innamora di questa squadra. Si innamora di questa squadra e la rileva nel 55, e dichiara subito di voler vincere il campionato. Il Siena è reduce da uno spareggio perso per ritornare in Serie C. Nannini va a Empoli, praticamente compra in blocco una squadra che era arrivata vicino alla promozione in Serie B e la porta a Siena. Quella squadra fu, diciamo così, quella che ridette l'entusiasmo ai tifosi senesi. Quel campionato si concluse con il famoso spareggio con il Chinotto Neri e il Siena riprese, diciamo così, il suo cammino
come obiettivo la Serie C. Cominciò una serie di campionati. Il più esaltante fu sicuramente quello del 58-59, quando a poche domeniche dalla fine il Siena era primo in classifica e stava per andare ritornare in Serie B. La partita chiave si giocava a Siena contro l'Ozzo Mantova di Mondino Fabbri, seconda in classifica. Il Siena perse, il Mantova si affiancò, raggiunse in classifica il Siena e fu necessario lo spareggio che si giocò a Marassi. Nonostante la grande presenza di tifosi senesi, nonostante la grande convinzione da parte della squadra, il Mantova era obiettivamente più forte del Siena, vinse lo spareggio e per il Siena cominciò una serie di campionati di Serie C, non anonimi, perché Danilo Nannini, con il grande ingegno che l'ha sempre contraddistinto, aveva trovato una formuletta secondo me meravigliosa. Comprava qualche giocatore sul Viale del Tramonto, gli ridava una lustratina con un campionato decente e lo rivendeva poi al sud, normalmente lo comprava al nord e lo rivendeva al sud, e con questo campava. Si va avanti praticamente con questo sistema fino al 66-67, quando comincia la crisi, perché Nannini non ce la fa più, e lì grande, grande importanza ha avuto il ruolo del ragionier Luchini, che è stato un commissario più volte, commissario straordinario, è stato quello che più volte si è preso la squadra sulle spalle, se l'ha portata fino in fondo, facendo veramente una grande operazione per salvaguardare quelli che erano valori sportivi della Robur. Abbiamo visto quindi che fino al 69-70 una buona Serie C, con la riscoperta di vecchi campioni e il lancio di qualche giovane come Benetti, come Angrisani, tanti giovani. Diciamo che a quel punto però Nannini passa la mano definitivamente, il Siena precipita in Serie D, viene ripescata grazie a un grande atto di coraggio di Beneforti, Tambani, Cercuzzi e Mascagni, comincia una serie di campionati di Serie D, poi c'è alternanza fra C1 e C2, diciamo che si può volare gli anni 80 e 90, non perché si salta un pezzo di storia, ma semplicemente perché si arriva alla cosa forse più esaltante, il campionato 99-2000. Il campionato 99-2000 a cui il Siena, quando nessuno se l'aspettava, vince il campionato di Serie C e balza in Serie B. Dopo 51 anni, il Siena ritorna nella serie cadetta. Tutti pensavamo che fosse un passaggio breve, e così poteva essere se nel 2002 non si presenta un personaggio estremamente concreto, un personaggio estremamente fantasioso, un personaggio che regalava i sogni, come si definiva lui, e questo è Paolo De Luca. Paolo De Luca entra in società quando il Siena era ultimo in classifica, staccato di un sacco di punti dalla quart'ultima, quindi della salvezza. Riesce in qualche modo a salvare la squadra e in piazza d'Indipendenza, quando festeggiavamo la salvezza, promise a tutti la Serie A. Chi gli disse di posare il fiasco, chi gli disse di non spararle grosse, ma Paolo De Luca sapeva quello che diceva. L'anno dopo il Siena torna per la prima volta in Serie A. Tutto si concretizza nella famosa e meravigliosa notte di Genova, quando, battendo il Genova 3-1 a Marassi, la città impazzisce e alla mattina alle 4, quando la squadra rientra a Siena, lo stadio è pieno come se ci fosse una partita, ma una partita importante, tipo un derby con il Livorno, lo stadio era strapieno. Grande entusiasmo, e da lì parte la storia forse più gloriosa, la storia più importante della C Siena, una storia che tutti abbiamo vissuto, una storia che è nata da un sogno di De Luca, ci ha regalato questo sogno. Credo purtroppo che la città non abbia imparato a sognare, ma solo accettato il sogno, rimanendo poi ferma e inattiva davanti a un avvenimento così importante. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine.
non hai ieri, non hai domani.